Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Dopo aver visionato la perizia balistica e medico legale, l'avvocato nobile Viviano, che tutela Federico Petrone, esce allo scoperto in calza. Gli esami confermano quanto riferito mesi fa, che ha sparato a Federico, l'ha fatto per uccidere. Il 19enne di Serino, miracolato, ribadisce il legale, solo una fatalità l'ha salvato, altrimenti, aggiunge Viviano, saremo qui a piangere un morto. Credo che il quadro sia stato ben delineato, anche se io non sono completamente soddisfatto, a dire la verità. Perché ritengo, anche sulla base di elementi in mio possesso e che ovviamente mi accingerò a produrre anche alla procura, che non sia stata contestata l'aggravante più importante, perché io ritengo che questo episodio sia nato in modo premeditato, quindi qui non si tratta né di casualità né di accidentalità, ma di un progetto ben chiaro e ben definito sin dal primo momento. Ovviamente la premeditazione cambierebbe ulteriormente, aggraverebbe ulteriormente la situazione. Peraltro la consulenza ha dimostrato come l'esplosione non era unica, ma erano due colpi sono stati esplosi, e che solo per una casualità il primo di questi due colpi, quello alla testa, è rimasto inesploso, che se no noi non stavamo qui parlando di lesioni, di tentato omicidio, saremmo piangendo il povero Federico. Il secondo colpo è stato sparato a che distanza, avvocato? Guardi, anche in questo caso le dichiarazioni di Federico e anche dei testi, perché non dimentichiamo che questo episodio è avvenuto alla presenza di diversi testi oculari presenti ai fatti, è stato esploso a una distanza che non supera i 10 centimetri, per cui una distanza molto ravvicinata e che, ripeto, probabilmente, anzi sicuramente, l'errore nel caricare quell'arma con dei proiettili che non erano di quell'arma, ma che erano, diciamo, di un calibro inferiore, ha fatto sì che la capacità penetrativa di quei proiettili non fosse quella naturale, quella normale, ma fosse più debole. Questo ha consentito che il proiettile si bloccasse nel braccio e non prendesse invece il torace e il cuore.